prima di lasciarvi a questo super episodio di carriera, lasciate che vi presenti la YouTuber Summer Cup. Sì, perché in questo momento su Instagram, dove dovete volare, è uscito un post in cui vi racconto esattamente tutti i dettagli dell'evento che prenderà piede il 16 e il 17 luglio per questa prima edizione a Roma, al Centro Sportivo Ciriaci, con tanti altri YouTuber. Info in descrizione e su Instagram. L'abbiamo aspettata, probabilmente sognata per una stagione intera. Adesso siamo qui, è tutto in 90 minuti. 90 minuti che ci separano dalla finale o da molti rimpianti. Il confine è sottilissimo, ma la differenza è abissale. Buonasera da San Sebastian, benvenuti al Municipal de Anoeta. Questa è Real Sociedad contro Monaco. Ben niente! Vado a cercare Pellegrini che si lancia e poi gira! Pellegrini! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegrini! Salve a tutti ragazzi e soprattutto bentornato, me lo dico da solo, con un nuovo episodio di carriera, perché sui miei social era proprio ovunque la domanda: Fede, ma la carriera? Fede, dov'è la carriera? Nonostante io vi abbia detto sia su Instagram che nell'ultimo video uscito sul canale che stavo poco bene con la tosse ecco, e con il raffreddore, quindi poi mi sto riprendendo, grazie per l'interesse. Ah, non me l'avevate chiesto, ma fa niente, insomma, sto comunque riprendendo e sono felice. Bentornati anche a voi in questo nuovissimo episodio di carriera, che sarà il penultimo della seconda stagione, perché poi, come sapete, se siete veterani, avremo il mondiale con il Belgio. Prima ancora però io vi porto subito su calendario per scoprire insieme quello che accadrà, perché ci siamo qualificati nello scorso episodio in semifinale di Europa League. Prima tre partite nazionali, e quindi due di Ligue 1, una secca in semifinale anche lì, ma in Coupe de France, per guadagnarci la replica a un anno di distanza della finale contro il Paris in Coppa di Francia, vinta l'anno scorso ai calci di rigore. Poi in questo episodio io vorrei buttare dentro anche il ritorno della semifinale di Europa League, e quindi arrivare più o meno all'8 maggio, quindi prima o dopo, poi vedremo, la sfida contro lo Strasburgo. Ovviamente, signori, prima di partire, come sempre, vi ricordo di supportare il canale lasciando un like, che è gratis, ecco, è meraviglioso. E anche iscrivervi è gratis, è meraviglioso, anche questa è una cosa che so che non è così scontata. Peraltro, ho visto, sembrano sempre le frasi fatte, ma l'ho visto realmente, ho scoperto che il 55% di voi, cioè di chi guarda i miei video, non è iscritto al mio canale, e quindi iscrivetevi, sempre per il discorso che è gratis, come il lasciare like. Poi seguitemi su Instagram e visitate la descrizione, perché c'è sempre, ve lo ricordo, il mio sito di maglie, dove potete acquistare prodotti di qualsiasi tipo. Detto questo, signori, partiamo stavolta per davvero. Prima di giocare, e giocheremo contro il Lione, un match importantissimo, perché guardate la classifica, noi dobbiamo difenderci da Lille, attaccare sognando il Paris Saint-Germain, però insomma difendere quella posizione che significherebbe obiettivo stagionale, qualificazione in Champions League. Però lo facciamo partendo da una brutta notizia. Ce lo aspettavamo, Moise Kean durante il match contro la Lazio esce dal campo perché non sta bene, torna dall'infortunio Ben Yedder e ci fa urlare, finire proprio e consumare le corde vocali. Kean però si è fatto male, sta fuori praticamente un mese. Quindi torna uno, si fa male l'altro. Bastava che FIFA ce lo dicesse subito che Kean e Ben Yedder insieme non potevano giocare, mi sarei messo l'anima in pace. E non possiamo che ripartire da qui, da questa immagine, da questa fascia, al braccio di questo giocatore che ci è mancato per 4 mesi, che è tornato a gara in corso contro la Lazio e ci ha trascinato, come sempre ha fatto prima dell'infortunio. Siamo pronti anche e soprattutto insieme a lui a goderci queste ultime 6 finali di campionato, per il sogno che non nominiamo, per l'obiettivo che è chiaramente secondo o terzo posto, uguale, Champions League. La stessa che potrebbe passare anche da una vittoria in Europa League, quella vittoria che cerchiamo prima contro la Real Sociedad e poi eventualmente in finale contro probabilmente il Tottenham. Ma pensiamo step by step, in questo episodio scopriremo molte cose e siamo soltanto all'inizio. Paquetà verticalizza a vuoto, Parreca, palla buona per De Sciglio che ha iniziato bene la partita con personalità e adesso spinge sulla destra in mezzo dei pai, corre De Sciglio, cerca di andare fino in fondo, Paquetà sul mancino, calcia e conclusione ribattuta, ma sempre Lione in possesso. Zielinski
Guarda dentro, riesce a farla passare. Lecomte esce la fa sua. Ultimo angolo del primo tempo, battuto verso Ben Yedder, mette poi Adelaide, poi Draxler raccoglie Onyekuru, subito dentro per Florenzi, la palla passa, Florenzi pure, destro che diventa quasi un assist, non arriva Ben Yedder e il primo tempo finisce qui e finisce 0-0. Una partita bloccata nel complesso, un Monaco che ovviamente ha fatto qualcosina in più anche per ragioni di classifica. C'è anche spazio per Niang, ancora a destra su De Sciglio che spinge tantissimo. Occhio al cross sul secondo palo, Florenzi contro le leggi della fisica, chiude e riparte in Monaco. Per Schalen subito da Onyekuru, Ben Yedder, il 7 va, il 51 arriva, lo vede Wissam, lo serve adesso e lo manda in porta, in area di rigore, per Schalen! Sempre lui nei momenti decisivi, un urlo che mi ricorda quello di FIFA 20 in finale scudetto, era Roma-Milan, oggi è Monaco-Lione e il Monaco riparte. Siamo noi a doverci chiudere e a ripartire. Lo fa bene Onyekuru. Guarda dentro Wissam, porta a spasso il pallone, cerca altri rinforzi, poi morbido Ben Yedder. Non so come, non so con quali leggi della fisica, tanto per cambiare, se l'inventa i gol. 2-0. Ultimo angolo del match, a cercare Zielinski, mette fuori Salemakers, poi pallone raccolto ancora sul polacco. La porta sul destro e ricrossa, Depay colpisce, Lecomte risponde, la partita finisce. Tre fischi della direttrice di gara dopo un primo tempo bloccato, ne fa due nella ripresa il Monaco, assist e gol per Wissam Ben Yedder che torna a giocare una partita da titolare dal primo minuto e si fa 90 minuti dopo 4 mesi, dopo la doppietta alla Lazio dello scorso episodio. È una partita che per tanti motivi significa déjà vu, perché pensiamo al Nantes e ovviamente pensiamo alla nostra sigla, pensiamo a Pellegri se la alza e poi la gira, sul tocco di Salemakers, quel gol in Coppa di Francia al Nantes, era il quarto di finale di una competizione che avremo poi vinto il 16 giugno contro il Paris Saint Germain ai calci di rigore. Quest'anno, a proposito di déjà vu, potrebbe ripetersi tutto, perché la finale potrebbe ancora essere Monaco contro Paris. La differenza è la data, si gioca il 4 giugno, perché poi c'è il mondiale, ci affronteremo da protagonisti con il Belgio. Intanto pensiamo a questa sfida e come sempre a Le Monaco. Tchouaméni, Onyekuru per Draxler, movimento di Wenzel Holz, porta via l'uomo e soprattutto va nello spazio, servito subito, destro, pronti via, Wenzel Holz porta avanti il Monaco e ormai non fa più notizia un suo gol. 1-0, 3:21 sul cronometro. Non lo marcano, allora Wenzel Holz porta a spasso il pallone, aspetta Tchouaméni, lo serve adesso, Tchouaméni, facile facile, 2-0, eccolo il momento in cui il Monaco sfrutta le disattenzioni del Nantes. Finora una passeggiata, va detto con grande chiarezza. Vuole premiare un inserimento e premia quello di Poblete. Dentro ancora per Augustin, la sposta sul destro, torna sul sinistro. Ayer non lo molla, ma poi segna un grandissimo gol. Lusa, non so come sia riuscito a crossare Augustin. Il 26 era solo, la gira al volo col sinistro e riporta in partita il Nantes. Onyekuru, fuori per Dylan, va dentro Draxler, è solo e calcia in porta, punendo ancora una volta il Nantes. 3-1, ristabilita subito la distanza in campo. Trova un corridoio e poi Ojic verticale, lo scambio con Blas si porta a termine. Poi il tocco dentro, ancora Lusa, fa l'assist questa volta, si invertono i ruoli, segna ancora il Nantes al secondo tiro in porta, con Augustin che prima ha fatto l'assist e stavolta fa gol. Touré, si chiude il Monaco, chiude Tchouaméni ma la palla rimane lì, Florentino alla De Rossi questo intervento di Florentino e poi via il contropiede con Gelson che attende Aguilar, lo può servire ma può anche andare da Wenzel Holz, alla fine fa una via di mezzo e Aguilar riesce a chiudere e a ripartire, scopertissimo il Nantes dietro, corre Ruben fino in fondo, Aguilar! Ruben Aguilar mette il punto esclamativo sulla finale di Coupe de France, dove andrà il Monaco come l'anno scorso, due finali su due in Coppa Nazionale. E la partita di domani ci dirà chi sarà il nostro avversario, anche se è una mezza idea, già ce l'abbiamo. Ha fatto una partita il Monaco praticamente perfetta nel primo tempo,
Ma poi è un po' scherzato con l'avversario. Avversario a cui facciamo i complimenti perché non ha mollato. L'ha riaperta due volte. Dal 2-0 al 2-1, dal 3-1 al 3-2. Poi si arrende a una squadra sicuramente più forte, che oggi è sembrata un po' arrogante, dobbiamo dirlo, in alcuni momenti. Non il più bel Monaco della nostra avventura, lo diciamo col massimo dell'onestà, ma è un Monaco che anche con la qualità della rosa passa questo turno. E adesso manca soltanto l'ufficialità. Vediamo chi affrontiamo il 4 giugno. Pochi dubbi sulla finale. Paris Saint-Germain contro Monaco. Hanno superato per 1-0 il Rennes. E quindi, come l'anno scorso, questa è la finale. E non posso che raccontarvela insieme al buon Rudy Zlatan o Gianluca Benedetti, che dir si voglia. La cosa che veramente mi sa di déjà vu e mi fa anche un pochino emozionare è che questa qui è stata l'ultima partita che abbiamo commentato con Zlatan su FIFA prima di collaborare a Sport Italia. E quindi è bello, a distanza di mesi, dopo tante delle cronache molto importanti che abbiamo fatto in questi mesi, poter ricommentare una finale di Coppa di Francia, peraltro contro lo stesso avversario, speriamo con il medesimo risultato. Occhio però, perché sta diventando Paris-Monaco sotto tutti i punti di vista, e sapete perché ve lo dico? Perché abbiamo iniziato questo episodio a meno 12 dal Paris, che però evidentemente si è stancato di vincere, perché mentre noi battevamo il Lione, non lo sapevo, loro perdevano contro il Montpellier, e quindi siamo a meno 9, con 5 partite da giocare, 9 punti si riprendono in 3 partite, e come se non bastasse io vi ricordo, visto che abbiamo anche una differenza reti migliore, ma abbiamo perso lo scontro diretto, che un altro scontro diretto lo giocheremo, sarà la penultima giornata di campionato, è clamorosamente tutto aperto. Poi morbido per McKennie, per McTominay, gira su Ben Yedder che è al limite, pensa al destro, non lo fa partire, si mette in proprio, va il capitano, poi trova dentro McTominay che fa 1-0 per il Monaco, ancora un assist, il secondo di fila per il capitano, segna McTominay. Buonga, tocco centrale per Olunga che cerca di andare, Ayer non è d'accordo ma passa lo stesso, Olunga poi calcia, prende Disasiri, in pallo Budebu, esce Lecomte ma Budebu lo batte lo stesso. 1-1 con il rimpallo fortunato. Olunga riesce a lanciare verso Buonga, un buon pallone, un buon aggancio, superato Touré, torna Ayer, conclusione e 2-1, la ribalta il Saint-Étienne al 23esimo, pazzesco al Luide, perché sembrava l'ennesima partita iniziata in discesa, questo forse ci ha rilassato troppo. Ben Yedder serve sui piedi il Ligno Maraviglia, sale anche Touré a sinistra, servito bene, il Ligno si butta dentro e riceve l'1-2, occhio a Sanchez che può inventare, cerca l'assist e segna Draxler, 2-2 al 29esimo, e poi si beve un caffè perché adesso dobbiamo caricarci per il finale di primo tempo e la ripresa per ribaltare il risultato. Onyekuru appena entrato, Draxler, il 7 sta ripartendo e viene servito, la porta a spasso, dentro Draxler, anche Ben Yedder sta arrivando sul secondo palo, Gelson, occhio al cross ed entra in porta con tutto il pallone, Gelson Martins da esterno a esterno opposto, 3-2 contro rimonta del Monaco, 10 gol in campionato, doppia cifra per Martins. Mentre Draxler recupera questo pallone, innesca subito Ben Yedder con il tacco, è andato il capitano che ha preso il tempo, uno contro uno con Ruffier, Ben Yedder, perché lui non sbaglia mai, due volte di fila, 4-2, micidiale l'inizio di ripresa del Monaco, 2 gol in 5 minuti, 20 per Ben Yedder in questa stagione, o meglio in questa Ligue 1, perché poi sono di più in Coppa. Draxler guarda Gelson, lo serve adesso, ma è chiaramente in fuorigioco Martins. No, è regolare! È tutto buono! È tutto buono! È 5-2! Sono 21! Ha preso Neymar! Come il brasiliano, 21 gol in campionato per Wissam, che quasi nemmeno esulta. Quasi nemmeno esulta. Manita del Monaco. È più facile quando hai il 9 in campo. Vince ancora il Monaco e vince 5-2. Ha vinto il Paris, ha vinto, quindi momentaneamente il regalo FIFA non ce lo fa, però siamo ancora a meno 9, con una partita in meno,
e vedremo che succederà. Ed eccoci qui, giovedì 28 aprile 2022. È il momento chiave di questo episodio, il secondo momento chiave, perché il primo inevitabilmente è stata la sfida contro il Nantes. Adesso occhio, perché vogliamo un'altra partita in quella live, vogliamo un'altra finale, quella più interessante, quella di Europa League, quella internazionale. Per farlo però c'è un avversario da rispettare, la Real Sociedad. Mentre sull'altro campo si affronteranno Tottenham e Lipsia, e quindi il sogno è affrontare una delle due. Però torno a ripetere, occhio, perché l'andata in casa non ci fa impazzire e l'andata in generale in questa Europa League non ci fa impazzire. Abbiamo sempre perso e poi rimontato al ritorno. Stavolta spero di vincerle entrambe. Rispettiamolo questo avversario, ma come sempre, forza Monaco! Siamo più forti e dobbiamo dimostrare. Semifinale, quel momento in cui capisci che hai già fatto un percorso importante, ma c'è una vocina in testa che ti fa rimanere concentrato. Non importa chi hai davanti, non importa se sia più o meno forte di te, perché ha fame quanto te, e per questo non va sottovalutato. È in semifinale e come te non vuole fermarsi qui, vuole sognare. Buonasera da Louis II del Principato di Monaco e benvenuti a Monaco Real Sociedad. Zaldua cerca di mettere il pallone per David Silva, si gira bene e poi ancora Zaldua dentro per un compagno, quindi Porto dalla destra, forte teso e il primo affondo decisivo è quello del club spagnolo con Merino, destro sull'esterno della rete. Poi serve un compagno in appoggio, Florenzi sale soltanto adesso. Tocco centrale per Ben Yedder che cerca di controllare il pallone, ci riesce, poi gira il pallone per Martins che vuole andare chiuso sul più bello, calcio d'angolo per il Monaco. Primo angolo della partita a cercare Ben Yedder che prende l'ascensore e fa 1-0 subito, l'acuto del capitano come contro la Lazio, segna ancora e va ad esultare con i tifosi. 1-0 per noi. Rischia Touré che difende bene, cerca Koundé e si addormenta il Monaco. Palo di Isaac, ma che palla brutta ha dato Touré. E buonanotte a Jules Koundé che ha spaventato il Monaco in avvio di partita. Qui cerca ancora spazio, va sul destro, arriva Isaac, servito Le Comte in bagger, quasi la risposta. Possesso infinito in questa gara della Real Sociedad. Florenzi chiude ma fa un favore ad Isaac che apre, però Yarzabal è solo in area, torna Florenzi, esterno della rete sul mancino del 10. Che occasione gigantesca e quanto ha rischiato in tackle Florenzi, perché lì rischia il rigore. Dentro Tchouaméni, va Ben Yedder e va anche Draxler, attende e serve Tchouaméni, è solo Salemakers, la palla va per il belga che cerca la porta, adesso col destro traversa, incredibile, poi El Shaarawy arriva ad alimentare fino in fondo il faraone, difende bene il pallone, sempre El Shaarawy, cerca un altro cross, Salemakers, prima c'è Marcano, poi Silva, Portu cerca di andare, l'apertura per Isaac che viene incontro, vuole creare qualcosa da lì, l'inserimento di Zaldua, il pareggio della Real Sociedad. Dopo la traversa di Salemakers, punisce il terzino destro in maglia 2. 1-1. E finisce così la partita. È 1-1 tra Monaco e Real Sociedad. Questo ha detto l'andata della semifinale. Dunque tutto rinviato tra 7 giorni. Tutto rinviato in Spagna alla sfida di ritorno. Mando Onyekuru, il tocco centrale per Averskaren. Occhio a McTominay, occhio soprattutto a Martins che è solissimo a destra, servizio per lui, in area di rigore, incrocia piano piano ed entra il pallone, entra con il tocco decisivo di Wenzel Holz, perché quando è periodo di fare gol segni in qualsiasi modo e questa è la fotografia. Tchouaméni, apertura per Onyekuru, prende la mira per il cross che arriva con la trivella per Florenzi, eccolo qui il primo gol con la maglia del Principato di Alessandro Florenzi, e che gol, trivela
di Onyekuru e testa in inserimento di Bello de Nonna. Che bella palla di Onyekuru, gol straordinario. Lui segue l'azione e buca centralmente il portiere. Ancora Maussa, Zonzi dentro per Tahit, che si gira e poi segna Grassi. L'inserimento dell'attaccante del Rennes, che riapre la partita al 27esimo, fa 2-1. Tahit lo aspetta, Florenzi lo chiude benissimo, quindi Gelson può accendere il motorino, anzi può accendere la Ducati e correre 70 metri verso la porta avversaria. Lo fa Martins fino in fondo, guarda Gomis, calcia e riporta più 2 le distanze, segna alla sua maniera Gelson Martins, 3-1. Cambia gioco verso Tahit, buono il controllo, poi subito cross per Girassi che vuole girarsi ancora, si gira bene e segna un grandissimo gol. Inserimento centrale di Verschkaren, anche quello di Draxler, sta andando Wenzel Holz, servito bene, destro-sinistro Wenzel Holz, saluta l'avversario fino in fondo, poi tacco geniale per Sanchez in area, sinistro e anche per El Niño Maravilla. È il primo timbro di stagione, l'assist geniale alla Guti da parte di Wenzel Holz e poi spacca la porta il 30, 4-2. Apre su Doku, sempre larghissimo a destra il 18. Occhio all'inserimento di Martin, dietro c'è Doku, l'assist è centrale ed è 4-3. Segna anche Shelby, è una partita infinita, infinita. E manca ancora un quarto d'ora. Monaco che sta addormentando dunque la partita in questo finale per non rischiare brutte sorprese, attendendo solo il fischio che arriva 4-3 al termine di una divertentissima partita contro il Rennes. Partita che ha regalato a Florenzi e Sanchez le prime gioie con la maglia del Principato. Partita da tramite rispetto a quelle di Europa League con la Real Sociedad, ma partita che ha un suo peso specifico importante, perché poi adesso noi, prima di pensare all'Europa League, inevitabilmente per curiosità così andiamo a guardare la classifica. E facciamo bene a guardarla la classifica, perché il Paris si ferma ancora 2-2 al Parc Olympique contro il Lione. E adesso sono 7 i punti, sono soltanto 7. Intanto archiviamo la Ligue 1 per questo episodio e pensiamo solo all'Europa League. Conquistiamoci la finale. L'abbiamo aspettata, probabilmente sognata per una stagione intera. Adesso siamo qui, è tutto in 90 minuti. 90 minuti che ci separano dalla finale o da molti rimpianti. Il confine è sottilissimo, ma la differenza è abissale. Buonasera da San Sebastian, benvenuti al Municipal de Anoeta. Questa è Real Sociedad contro Monaco, il ritorno della semifinale di Europa League. La tocca Alexander Isaac. E si comincia. Si riparte dall'1-1 dell'andata. Koundé, Scott McTominay, dentro per Draxler, buon pallone, occhio a taglio di Wissam che arriva, servito in area, tocco morbido e gol sublime. Chi se non lui? Wissam, Ben Yedder per l'1-0, che diventa 2-1 di aggregate. Che lancia dalla parte opposta per Portu, che la mette giù e corre dentro per Isaac che salta Koundé. Lecomte ha fatto la parata dell'anno, Lecomte, la parata dell'anno. Sinistro a botta sicura, ci mette la mano McTominay. Ben Yedder da Draxler, riparte sempre Ben Yedder, Draxler aspetta il momento giusto per mandarlo, non lo manda più, si mette in proprio, lo fa con classe, ne salta due, fino in fondo, Draxler! Remiro! Chapeau a Julian, gli è mancata solo la conclusione. 57 in corso, però siamo molto alti e quindi vanno loro in contropiede con Portu che corre, con Isaac in mezzo, la porta Portu, uno contro uno con Lecomte! E gol del pari, tutto in perfetto equilibrio. Segna il 7 e in questo momento chi va in finale si deciderebbe ai supplementari. McTominay ancora sul capitano,
Dentro sta andando Draxler, Benieder la porta, aspetta rinforzi, non c'è movimento, ora quello di Jensen, palla geniale, posizione regolare, Draxler! Julian Draxler! 2-1, il gol del 10, che fa il 10 nel momento decisivo della stagione? 2-1, 2-1 per il Monaco! Facile facile, Julian Draxler, un gol di un peso clamoroso, clamoroso, perché adesso loro dovrebbero farne due per passare il turno. È un gol che cancella i tempi supplementari, il suo secondo in Europa League, un gol che ci ricorda che è un giocatore di qualità, che ha sofferto nella prima parte di stagione, ma che volevamo fortemente quando era alla Paris Saint Germain, arrivato in scadenza di contratto a parametro zero. Finisce qui! Finisce qui! C'è una francese in finale di Europa League. È il Monaco di Federico Marconi che supera al Cardiopalma la Real Sociedad e affronterà una tra Lipsia e Tottenham, o Germania o Inghilterra. Ma in questo momento pensiamo ad esultare con Ben Yedder che apre il match col gol dell'1-0 e lo chiude inventando la giocata per Gelson, perché quello che fa Martins è facile, quello che fa Draxler è facile, quello che fa Ben Yedder è geniale in occasione della 2-1. Passa il Monaco, passa il Monaco, e adesso vediamo chi sarà la finalista che affronteremo. Sarà il Tottenham che ha superato il Lipsia ribaltando l'1-0 dell'andata, vincendo 2-0 in Germania. Dunque il 25 maggio l'ultima partita della stagione, o forse la penultima, perché attenzione, usciamo un attimo, vediamo che succede. Credo sia la penultima, sì, perché poi in campo neutro è questo qui, l'ultimo impegno. Quindi con il Paris chiuderemo la nostra stagione in finale di Coppa di Francia, prima il 25 la finale di Europa League, in mezzo a queste tre partite e poi il mondiale. Grazie per aver seguito questo di video, questo di episodio. Penso di aver fatto il record, 6 partite in un episodio, quest'anno mai successo. Fatemi sapere se vi piace anche questa modalità, per il futuro ve lo chiedo, per FIFA 22 o chissà per la prossima stagione, non sappiamo ancora nulla. Vi mando un bacione, never give up, alla prossima, da uno sbocciato Federico Marconi, ma come sempre, forza Monaco!